un ordigno bellico in fase proprio di consegna dei lavori. Quindi abbiamo fatto una prima indagine. A quel punto, quando è arrivata l'autorizzazione, abbiamo provveduto ad assegnare questo intervento di bonifica bellica, che ovviamente, essendo in alveo, ha avuto anche delle particolarità. Eliminato l'ordigno bellico inesploso, una bomba di mortaio con ogni probabilità risalente alla Seconda Guerra Mondiale, adesso è finalmente partito il cantiere per rimettere in forma il fiume Arno in prossimità del ponte tra Buonriposo e Castelluccio nel comune di Capolona. Consiste nella realizzazione di un tratto di scogliera a difesa proprio del piede della sponda. La scogliera si riattesta a un'opera preesistente, a una scogliera, diciamo, è un prolungamento dell'opera già esistente, e è previsto anche l'inserimento di un'opera di difesa di sponda di tipo trasversale alla corrente, un pennello. Questo pennello verrà realizzato comunque sia sempre in materiali naturali, quindi ci saranno degli scogli, ci saranno dei gabbioni, e tutto questo è teso a contrastare questo fenomeno di erosione della sponda destra. Si tratta di un intervento di manutenzione straordinaria finanziato con fondi regionali per un importo complessivo di 300.000 euro. È un intervento anche che nasce in sinergia con i comuni di Capolona e di Arezzo, perché a seguito del nostro intervento loro poi continueranno i loro cantieri per consolidare le pile del ponte di Castelluccio. Ci preoccupava moltissimo questa erosione spondale che poteva ulteriormente magari danneggiare le pile del ponte, che anche loro saranno oggetto, a fine di questi lavori, di protezione attraverso dei lavori intorno alle due pile centrali, in collaborazione anche con il Comune d'Arezzo, che le due pile centrali saranno tutte e due protette da eventuali ulteriori erosioni.